Caspita, mi batti sempre. Credo di aver preso da papà. Sì, lo penso anch'io, eravate una squadra fenomenale. Ma a proposito, dov'è tuo fratello? Mi ha detto che sarebbe tornato stanotte o domani mattina, dipende da come gli gira. Ma cosa? È sempre il solito. Dipende un po' come gli gira, quel ragazzo. Sì, li hai sentiti? Sentito cosa? Quei rumori. Io non ho sentito niente. Devi smetterla di andare a letto tardi la sera. E non dire che non te l'avevo detto. No, no, davvero, ho sentito dei rumori. Dove sei andato adesso? Kevin, sei qui? Cosa ci fai qui? E lui chi è? Che intenzioni hai? Che intenzioni hai? Cosa stai facendo? Mamma, che ti è successo? Cosa ti è successo? E tu? Tu che stai facendo? Allontanati! Aiuto! Salvami! 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 Però non capivo neanche una parola d'italiano. Sono madrelingua inglese, scemo. Però siamo in Italia. E anche se stiamo frequentando un campo estivo per parlare meglio l'inglese, non siamo costretti a sentire le insegnanti parlare solo la loro lingua. Allora, potevi anche non venire. Estate da tutto facoltativo. Fra l'altro, la tua famiglia, sai quanto ho speso? 150 euro per mandarti. Glielo dicevi subito che non volevi venire. I miei mi hanno costretto, non avevo scampo. Sì, ma avrebbero risparmiato almeno dei soldi, no? Alla mia famiglia i soldi non mancano. Ma se vivi in un cesso di casa? Proprio perché hanno risparmiato sulla casa, che adesso non hanno problemi economici come la tua famiglia. La mia famiglia? Sì, proprio la tua famiglia. Ma non conosci neanche la mia famiglia, per giunta non sai neanche dove abito e poi non hanno problemi economici. Anzi, siamo molto ricchi. Adesso non vantarti. A proposito di famiglia, fra l'altro i miei genitori staranno via un paio di settimane. Io non so dove andare, non mi va di restare a casa solo. Posso venire per piacere a casa tua per un po' di giorni? Sì, sì, certo, anche i miei tanto saranno via per lavoro e a casa di mia nonna mi annoio. Sì, va bene, allora ti farò compagnia. Certo, certo, siamo quasi arrivati e a due isolati da poco. Ma sì, perfetto, speriamo che sia meglio della tua però. Signora, mi può dire precisamente cosa ha sentito ieri notte? Ho sentito delle urla e degli spari. E poi? E poi un silenzio di tomba. E precisamente quanti spari? Si ricorda? Non mi ricordo bene, due o tre. Capisco. Se sarà opportuno farle altre domande, verrò nei prossimi giorni. Si tenga disponibile. Arrivederci. Arrivederci. Oh, scusi, scusi. Venite, venite. Nonna, che succede? Buongiorno, signora. Ti ricordi i rumori che abbiamo sentito questa notte? Erano i vicini. Sono morti. Cosa? Non abbiamo fatto neanche in tempo a conoscerli che... Questa mattina quando sei andato al campo estivo sono andata alla finestra e ho visto un trambusto tremendo. C'erano dei carabinieri, polizia, Croce Rossa, lì dei vicini. Poi alle 3 di pomeriggio bussano alla porta, c'è l'ispettrice che vuole farmi delle domande. Si erano appena trasferiti in città, nessuno li conosceva. E i documenti? Sono persi. Non trovano né foto né documenti. E il padre? È morto anche lui? Il padre è morto un mese fa. È per quello che si sono trasferiti qua. Beh, a questo punto potrei anche andarmene. No, no, resta pure, non c'è nessun problema. Cosa resta pure?
I suoi genitori saranno via per lavoro e allora mi ha chiesto di stare da noi 2 settimane. No, 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 non si può. Non hai visto cosa è successo ai vicini di casa? Ma dai, no, ma ormai gliel'ho detto e non posso ritirarmi quello che ho detto. Ma dove lo metto a dormire? Non ti preoccupare, ci ho pensato io. Eccoci qua. Wow, che bella camera. Grazie di avermi invitato a casa tua, Cristian. Niente. Wow, non pensavo che avevi una così bella camera degli ospiti. No, aspetta, questa è la mia di camera. Siamo qua solo per mettere la tua valigia, il tuo zaino. Ma io non ho niente. Questo sarebbe quello ricco, poi. Scusami, ma ci siamo organizzati così all'ultimo minuto e che ne sapevo io che dovevo portare le cose? Guarda, ti darò qualcosa io. Sì, allora, io non ho portato niente, ma tu sei disordinatissimo. Perché, scusami? Dove sono gli occhiali da sole che avevi quando eravamo sulla strada? Ah. Li avrò lasciati giù. Quando la nonna ci ha invitato a sederci, li avrò appoggiati da qualche parte. Andiamo a prendere il letto. Va bene. Dai, muoviti! Eccoci qua. No, non dirmi che è questa la mia camera, perché fa proprio. No, 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 no. Siamo qua solo per prendere il letto. Ah, ecco qua il tuo letto. Non dirmi che è questo nel mio letto. Sì? Ma è tutto sporco. Adesso lo puliamo, vedrai che diventerà come nuovo. Mi fido di te, come sempre. Dai, andiamo in camera tua. Ah, buongiorno, signora. Ciao, Brian. Ma come mai sei uscito di casa? Sono andato a recuperare lo zaino con le mie cose. Ah, ok, entra pure. Certo, certo, arrivederci. Sono arrivato? Cristian? Cristian, sei qui? Sì. Ma che stai facendo? Stavo leggendo delle notizie su internet, sai, sull'omicidio, quello di poco tempo fa, nella casa dei vicini. Hanno scoperto qualcosa di nuovo? No, ancora niente. Sai, l'assassino ha svuotato la casa, non ci sono oggetti personali e la polizia non riesce perfino a risalire all'identità dei vicini, della famiglia. E pensa, la mamma è morta per un colpo di pistola dritto allo stomaco. Il figlio è stato sgozzato con un'arma da taglio a lama piccola. Pensa, vicino al figlio sono state trovate tracce di droga. Si pensa che l'assassino sia drogato, per questo è stato spinto a uccidere tutta la famiglia. La polizia è ancora in cerca di tracce, ma purtroppo non hanno trovato ancora niente. Per questo stanno interrogando tutti i vicini e anche mia nonna. Ma scusami, perché cercare notizie su queste cose? Fra l'altro tu li chiami vicini, ma sono un isolato di distanza. Ascolta, a me interessa informarmi sui fatti giornalieri. Non è colpa mia, se a te non importa. Allora, io sarei andato a vedermi un bel film in santa pace. Tu informati sui fatti giornalieri, come li chiami tu. No, vabbè, andiamoci a vedere un film. Ah, cosa vuoi vedere? Un horror? Ne ho tantissimi. Neanche per idea. Guardiamoci un bel film comico invece. Ma che film comico? Sei troppo comico tu. Se vuoi stare a casa mia, ti devi abituare agli horror.
Ma dove posso mettere questo? Mettilo lì. Fammi vedere cosa c'è dentro. Sono curiosa. Oh, sono cose personali. Calmati. Per quanto riguarda il film, Soul Enigmista, va bene? Soul Enigmista. Soul Enigmista, mi hanno detto che è paurosissimo. Soul Enigmista. Insidious. Insidious. No, 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 fa più paura ancora. Allora l'evocazione. L'evocazione. L'evocazione fa più paura di Insidious. Non so cosa dirti, ce n'era un altro però che parlava di Mary Show dagli occhi pazzi. Mary Show dagli occhi pazzi, ne ho sentito parlare, anche quello dico che è molto pauroso, no. Qualcosa di più soft. It. It? It! È vero, ne parlano bene, dicono che non è molto pauroso. Sì, vado a It. Come vuoi. Cristian, Cristian, svegliati, Cristian! Oh, ma che vuoi? Ho sentito dei rumori provenienti dalla casa dei vicini. Ma sei disabitata da giorni. Starei ancora sognando. Deve essere l'horror che abbiamo visto ieri. Che ore sono? Le 4? No, sono le 2. Ma sei impazzito a uscire di casa a quest'ora della notte? Se proprio ci tieni, ci andiamo domattina. Alle 11 va bene? Ma stai scherzando? Alle 11 sarà ormai troppo tardi. Ma ti sembra il caso di venirmi a svegliare a quest'ora della notte per queste stupidaggini? Non sono affatto stupidaggini. Dai, lasciami stare. Io voglio dormire. Beato te che riesci a dormire. Quel cavolo di frigorifero fa un rumore tremendo e non riesco a chiudere occhio. Beh, se la metti così ci andrò da solo. Vai pure. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma ricordati che se mi succederà qualcosa sarai tu a dire ai miei genitori quando torneranno che non sei voluto venire con me e mi hai lasciato morire. Beh, se la metti così vengo subito. Sì, sì, fai presto, mettiti le scarpe. Io vengo, però se non c'è nessuno, sappi che ti piglio a sberle. No, no, qualcuno c'è, te lo dico io. Però non bisogna svegliare la nonna. Sì, sì, solitamente si sveglia facilmente? Fortunatamente no. E poi è facile capire se sta dormendo, russa tantissimo. Se tua nonna ci becca? Non ci beccherà mai. È aperta? Sto... Entra. È stata tua l'idea. Perché? Hai sentito tu i rumori? Entra tu invece. Con quale motivazione? Perché? Perché sei il più coraggioso, ecco. Sì, è vero, sono il più coraggioso. Entro io, tu sta di guardia, pappa molla. Cosa ti è successo?
quando sei entrato ho visto un individuo e non ho capito chi era e mi ha steso a terra. Tutto ok, stai bene? Sì, credo di non essermi fatto niente. Andiamo a casa, andiamo. Sì, sbrighiamoci prima che la nonna ci scopra. Siamo scappati appena in tempo. Ah, eccovi qua. Ma siete impazziti? Cosa vi è saltato in mente di catapultarvi fuori in piena notte? Signora, abbiamo sentito dei rumori provenienti dalla casa dei vicini. Ah, lui ha sentito dei rumori. Nonna, io non c'entro niente. No. Questo è troppo. Non voglio passare ancora una notte da incubo. Da domani ci trasferiamo a casa tua. No, sinceramente non mi va di dormire in qualche ripostiglio microscopico nel tuo cesso di casa. Guarda, dato che i miei saranno via per lavoro, mia nonna dormirà nel letto dei miei genitori. E io dormirò da qualche parte e tu nel mio letto. Va bene. Venite dentro, altrimenti prendete anche un raffreddore. Mamma mia, che sudata. Mamma, io adesso vado subito a letto. Immediatamente. Aspetta però, senza troppa fretta. Volevo farti vedere una cosa che ho trovato stasera. Ce l'avevo in mano l'ispettrice prima di morire. E l'hai rubata? Sì, pensavo ci potesse tornare utile. Ma che schifo! No, è tutta piena di sangue! Ho scoperto però, grazie a questa foto, che c'era un terzo elemento nella famiglia. Però è bucata giusto qua a causa dello sparo che ha ucciso l'ispettrice. Ho capito com'è andata. L'ispettrice ha scoperto chi era questo terzo membro e l'assassino l'ha uccisa. Ma mettila via, che schifezza! Certo che però potrebbe essere ancora in vita il terzo elemento. Forse può essere in vita o forse è morto. Io voglio soltanto di andare a letto. Dammi questa, che schifo! Dalla me. Sei così sbadato che la perderesti subito. Meglio che la tengo io nel cassetto vicino al mio letto. Va bene. No, così non la perderemo mai. Sì, domani sì. La porteremo alla polizia e la faremo analizzare. Certo, io vado subito a letto però perché sono stanco morto. Buonanotte. Eccomi ragazzi, perché ti avete messo così tanto ad arrivare? Sai, ci siamo appena svegliati. Mi spiace essere dovuto venire senza preavviso, ma vedete ragazzi, ieri notte è successa una cosa decisamente inaspettata. Quando io e i miei colleghi siamo arrivati, purtroppo non c'era più niente da fare. Insomma, credo che conosciate la storia. Sì, in effetti abbiamo sentito dei rumori provenienti dalla casa dei vicini. Tu hai sentito dei rumori? Io volevo solo dormire. Non ci sarei mai entrato in quella casa. Se non fossimo mai entrati in tutta questa faccenda, adesso saremmo tutti meglio. Christian! Che ti prende, amico? Dai! Come cosa mi prende? Mi prende che questa non è una vacanza. Avrei preferito fare la scuola continuata. Christian, capiamo tutto il tuo disagio di questo momento, anche perché non è una situazione facile. Ormai l'ispettrice è morta e noi comunque dobbiamo andare avanti nelle indagini. Per ora vi saluto, ci sentiremo più avanti. Grazie. Ciao ragazzi. Buongiorno signora, ci sentiremo presto. Arrivederci. Oh, Ispettor Darren. Ce la siamo cavata questa volta, dai. Sì, anche questa volta. Ma no, la foto, gliela dovevamo dare. Fa niente, gliela portiamo in centrale oggi pomeriggio. Sì, fammela prendere, che forse scopriamo qualcos'altro. Dov'è la foto? L'avevi messa tu ieri nel cassetto, no? Non è che l'hai presa tu? No. Proprio no? Allora, io sono andato a letto, non riuscivo a dormire. Sono andato in sala, ho dormito sul divano e basta. Mi hai chiamato tu, siamo andati dall'ispettore, non sono più entrato nella tua camera.
Io non ti credo. Caccia la foto. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Come si fa a perdere una foto da un cassetto di notte? Magari l'ha presa tua nonna nel riordinare la camera. Andiamoglielo a chiedere. Nonna! Signora! Cosa c'è? Hai tu la foto che era nel cassetto? L'avevo messa là ieri sera e non c'è più. La foto? Quale foto? Una foto era... Niente. Non ho visto neanche una foto io. Non so neanche che c'era. No, niente. Niente, grazie, vai. Grazie. Ce l'hai tu. Ma che ce l'ho io? Io non l'ho presa. Va bene, abbiamo perso una foto nella notte da un cassetto. Mamma mia. Te lo giuro. Due scemi siamo. Due scemi. Arrivati. Casa, dolce casa. Dammi la valigia che le vado a sistemare. Non dirmi che è questa, no? Guarda, non iniziare a insultarla perché là c'è la porta, nessuno ti ferma. Se vuoi te ne vai. Ma che caso? Quella, questa è la porta? Ma è larga 10 centimetri? Oh, basta! Vai, stavo soltanto scherzando. Non ci passerei neanche da quel mezzo buco. Cosa, scusa? Ah, ossobuco! Sì, ossobuco, intendevo l'ossobuco. Che ne dici di mangiare un bel ossobuco? Va bene, dopo chiederò alla nonna di andare al supermercato a prendere la carne e avrai il tuo ossobuco. Al supermercato? Al supermercato? Io al supermercato vado soltanto per prendere la carta igienica. L'ossobuco va preso dal macellaio. Va bene, come vuoi, andremo dal macellaio. Sì. Andiamo a sistemarci adesso, muoviti. Andiamo. Questa è la camera dei miei genitori. Vieni, voglio farti vedere qualcosa di particolare. Che cosa? Una collezione di fucili. Sai, mio padre li colleziona fin da giovane, dopo il militare. Eccoli qua. Sinceramente mi fanno un po' di paura. Sono belli, però... Sì, certo, andiamo via, meglio chiuderla. Vieni con me, ti faccio vedere camera mia. Bellissima questa camera. Eh già, questa è proprio la mia camera, tappezzata di poster horror. Sai, a me gli horror piacciono tantissimo. Non si era capito che ti piacevano gli horror, guarda. Ah, ironia. Sì, tu dormi qui e io dove cavolo dormo? Ah, giusto, me ne ero dimenticato. Ci ho pensato io. Nonna! Ah sì, ecco, portalo di là in salotto, ci pensiamo dopo. No. Oh, io mi rifiuto di dormire ancora su quello, né? Va bene. Allora per stanotte ci dormirò io e tu dormirai in camera mia. Va bene. Fra l'altro la macelleria chiude fra mezz'oretta, sarà meglio sbrigarsi. Ok, andiamo allora. Nonna, noi andiamo in macelleria? Ossobuco è buonissimo. Hai avuto una grandissima idea a comprarlo dal macellaio. Sì, è spettacolare, è fantastico come della carne si possa abbinare così bene a dei pisellini, a delle carote, un leggero sughetto. E del ketchup! Non dirmi che lo vuoi fare veramente. Certo,
Una volta che i miei sono via per lavoro, mia nonna sembra mezza morta, stesa sul letto, voglio provare a gustarmi l'adolescenza. Dammi questo coso, non so se si può definire gustare, cioè è un'offesa per tutta Italia. Allora, a proposito d'Italia, è un po' che volevo chiedertelo, ma perché ti chiami proprio Brian? Non è un nome italiano. I miei sono molto particolari, ma anche Christian non è un nome italiano. Perché ti chiami proprio Christian? Ascolta, ai miei piaceva Christian, ok? Ah sì, ma stavo soltanto scherzando. Certe volte sei davvero noioso. Ma parla lui, mister, facciamo una partita a briscola. Più tardi ci facciamo una partita a carte. Perché non ci guardiamo un bel film invece? Ok, allora vedremo l'evocazione. E stavolta niente scuse. L'evocazione fa paurissima. Va bene, almeno fammi finire di mangiare questo ossobuco. Sai che non mi piacciono questi film. Guarda, ti è caduto lo zaino. No, dai, ti prego, ridammelo. Stai facendo? Sono cose per... Oddio. Allora sei tu. Sei tu il terzo figlio. Ridammi le cose. E la foto insanguinata. Allora non l'avevo persa, l'hai rubata tu. Ma ti posso spiegare tutto, ti prego. Non guardare altro. Sono cose che non ti riguardano. Dai. Ti posso spiegare? Cosa stai facendo? Sto chiamando l'ispettore. Perché? Ma per qua... Dai! Ti posso spiegare tutto! Pronto, ispettor Darren. Per favore, si sbrighi. Ho trovato l'assassino, è qua, in casa mia. Per favore, si sbrighi, la prego, faccia in fretta. Sì, grazie. Sei pazzo, non è possibile. Brian, Christian, cosa sta succedendo? Mamma, non è possibile. Mamma, guarda, abbiamo un assassino in casa. Guarda le foto, guarda. Com'è l'assassino? È lui l'assassino. Tu sei l'assassino, ma cosa hai combinato? Vi posso spiegare tutto. Ma cosa spiegare? Ne ho le prove. Sei tu l'assassino, hai ucciso tu la famiglia. Ma hai chiamato qualcuno almeno? Certo, ho chiamato l'ispettor Darren. Dovrà essere qui a momenti. Ma voi siete tutti matti, no? Guarda, hanno suonato alla porta. Deve essere l'ispettore. Andiamo a vedere. Almeno risolveremo questa situazione. Buongiorno. Che succede qua? È lui l'assassino. Basti guardare la foto! Secondo voi siete tutti impazziti, no? A me non sembra dalla foto. Facciamo così. Vieni con me in caserma. Così verifichiamo la versione dei fatti. La ringrazio infinitamente. Questa volta avete fatto un grosso errore. Certo, non avremmo mai dovuto invitare questo stupido a casa nostra. No, l'errore non è questo. Avete fatto un grosso errore a chiamare me. Oh. Nonna, svegliati. Cos'è successo? Deve essere stato l'ispettor Darren. Ci assisi e poi ci ha incatenati. E adesso cosa facciamo? Brian, è lui l'assassino. Non so perché, ma deve essere stato lui a incatenarci. E l'ispettor Darren non so come, non so perché, ma c'entra qualcosa con Brian. Sì, c'entra qualcosa, ne sono sicuro.
scala. Come facciamo adesso? Ah, io non lo so. Dei passi. Fai finta di essere svenuta. Deve essere qualcuno. State calmi, sono venuto per liberarvi. Ma perché stai facendo questo? Dopo vi spiego. Che sta succedendo? Sono innocenti, zio. Ma come sono innocenti? Basta con questa pagliacciata. Ma adesso voglio sapere cosa sta succedendo qua. Sì, è giunto il momento di spiegarvi tutto. Una notte ero per una via e da un certo punto ho incontrato una persona. Non ricordo bene chi fosse, so solo che mi offrì una specie di pasticca. Beh, onestamente non so bene cosa fosse, ma lui mi disse che prendendola mi sarei sentito meglio. Che tutte le mie preoccupazioni sarebbero svanite, mi sarei sentito un altro. E l'accettai. Poi cominciai subito a non capire niente, forse svenni. Poco dopo ero in camera mia, con un coltellino in mano, una pistola, e stesi sul pavimento mia madre e mio fratello, morti. E a quel punto mi fu tutto molto più chiaro. Sotto l'effetto di quella droga avevo ucciso la mia famiglia. Raccontai tutto a mio zio, ma lui si spaventò come nessun altro al mondo e voleva far sparire chiunque potesse sapere qualcosa di questo omicidio, a partire da voi, i vicini di casa. Allora mi sono presentato a casa vostra in incognito per sapere se avevate visto o sentito qualcosa che non dovevate sentire. E per mio zio sapevate troppo. Volevo uccidere prima te, Christian. E infatti quella notte, quando dissi di aver sentito dei rumori, in realtà non avevo sentito niente. Ed era solo un trucco per portarti da mio zio che ti stava aspettando. Ma ci andò di mezzo l'ispettore che stava analizzando la foto. Alla fine riuscii a mandar via mio zio, a costo però di farmi stendere a terra. Adesso sapete tutto. Noi non abbiamo fatto altro che portarvi qui sotto, ma io non voglio uccidervi. Voi non c'entrate niente. Siete innocenti. Ormai sanno troppo. No! Cosa vuoi fare? Devo ucciderli. Neanche per idea, zio! Devo ucciderli, lasciami! Aiuto, Brian! Aiuto! Aiutaci, no, Brian! Non farlo! Ho detto che ormai è troppo tardi. È tardi! Venite, venite, venite. È tutto finito. Venite. Ma perché hai sparato a tuo zio? Perché secondo me voi siete molto più importanti di mio zio. Grazie mille. Mio zio voleva uccidervi. E non potevo permetterlo. Non ci posso credere che sia tutto finito. Finalmente. Ah, ma adesso io non ho più nessuno con cui stare. Con chi andrò? Per ora andiamo a casa di mia nonna. Poi quando tornano i miei ti invito a casa mia. Va bene, grazie mille. D'altronde mi hai salvato la vita. Christian, sì? Io non voglio più averci a che fare con queste. Le metterò nella cassaforte di mio padre. Grazie. A proposito, Christian, non è che hai dimenticato qualcosa in questi cassetti, magari? No, prima che mi fai fare un'altra strada, scemo come sei. Wow, adesso sono io ad essere scoperto. Sei stato tu. Sei stato tu ad offrirmi la droga e a dire che mi sarei sentito meglio. Ok, a questo punto devo confessare. Non ti ho solo dato la droga, ti ho anche usato. Tu, sotto l'effetto di quella droga, eri tutto sballato. Mi hai anche aperto la porta di casa e abbiamo svaligiato praticamente tutto. Ma cosa? Perché? Perché avevo bisogno di soldi per avere altra droga. Ma qualcosa andò storto. Mentre stavamo entrando, qualcuno ha fatto troppo rumore. Troppo rumore. Troppo. Li hai sentiti? E ci hanno scoperti.
Allora siamo scappati, siamo entrati dal retro. Pensa, siamo scappati appena in tempo, prima che tuo fratello uscisse per vedere chi era. Era spaventato a morte. Ma entrare dal retro non bastò. Ci scoprirono. Mentre svuotavamo camera tua, arrivò tua mamma e poi tuo fratello. Io ho preso dal panico, non sapevo cosa fare. Avevo solo due armi che avevo preso dalla collezione di mio padre. E li uccisi. Era troppo bello vedere tuo fratello che urlava: salvami, salvami, aiuto, salvami! Ma tu impotente, impotente, non potevi fare niente. Troppo bello. Poi sei svenuto per l'effetto dello stupefacente. E allora ho deciso di darti in mano coltello e pistola e farti credere di essere tu l'assassino. Ma io non lo sono! Non sono un assassino! Sono solo un idiota che si è fatto fregare da un malato come te. Tu mi hai accolto in casa tua, mi hai chiamato amico per tutto questo tempo, mi hai abbracciato e mi hai detto che eri orgoglioso di me. Fai schifo, Christian. Hai ragione, tu non sei un assassino, ma io sì. Ah, aiuto! Ah! Cosa sta succedendo?